La colatura di Alice di Cetara diventa DOP a ottobre 2020, dopo un percorso durato 5 anni, ma ha origini ben antiche. In principio era il garum, una salsa che veniva utilizzata dagli antichi romani per condire verdure, ma anche piatti succulenti di carni di vario genere, dal pollo al coniglio al vitello. Da questo antico progenitore scaturisce la colatura di alici di cetara, un liquido, una salsa dal colore ambrato, che è frutto della tradizione culinaria, dell'antica tradizione culinaria della costiera amalfitana e che viene appunto prodotta nel piccolo borgo marinaro di Cetara. Vediamo. L'antenato della colatura di Alici di Cetara era sicuramente il garum dei Romani. Come per i Romani, nato dall'esigenza di conservare il pesce che veniva pescato, anche la colatura d'alici nasce dall'esigenza di conservare sotto sale il pesce che veniva pescato durante l'estate. Di garum esistevano diverse varietà, questi prodotti venivano conservati all'interno di anfore sulle quali veniva poi riportata la data di produzione e la qualità migliore era un certo tipo di garum detto Excellence che praticamente derivava dall'unione delle alici con ventresca di tonno, ma poi c'erano anche altre varietà nelle quali si aggiungeva lo sgombro, le ostriche, addirittura la murena. Quindi storia importante di questo prodotto che poi ha fatto derivare progressivamente la colatura di alici appunto di Cetara. Cetara era un paese, è tuttora un paese di pescatori e a fine dicembre, quando tutto il pesce veniva, tutte le acciughe sotto sale venivano vendute, quello che rimaneva ai pescatori era il liquido che veniva consumato poi durante il periodo natalizio. E così la colatura d'alici era conosciuta fino a pochi anni fa solo dai pescatori. La colatura di alici di Cetara DOP è l'identità del mio paese, che ho l'onore di rappresentare in questo momento. È stato un processo molto lungo e laborioso, ma grazie alle sinergie con le attività istituzionali regionali, nazionali, ma soprattutto i nostri parlamentari europei che ci hanno rappresentato negli anni passati in Europa, abbiamo raggiunto questo riconoscimento nel novembre del 2020 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È un percorso che è partito dal 2015 in cui si costituì l'associazione per portare avanti questo processo in cui aderirono le quattro aziende di trasformazione esistenti sul territorio, aderirono i ristoratori di Cetara e aderirono le barche che pescano questo prodotto. Quindi è una sinergia che si parte dai pescatori, si arriva alle aziende di trasformazione fino ai ristoratori. È il primo prodotto top nel campo della trasformazione sulla pesca, quindi veramente è una cosa di un'importanza unica. E per Cetara, diciamo, la colatura di alici non è tutto, ma è quasi tutto. È l'identità del paese e chi viene a Cetara non può non assaggiare questo prodotto unico. La produzione DOP è iniziata da poco e le prime bottiglie di colatura di alici di Cetara DOP si avranno da gennaio 2022. Questo perché le acciughe sotto sale nelle botti di legno devono stagionare per almeno 9 mesi. Sarà però possibile stagionarlo anche più a lungo e quindi dare un valore aggiunto a questo prodotto. Si troveranno in commercio sia quelle stagionate nei tersigni sia quelle nelle botti proprio grandi come quelli del vino. Sarà possibile trovare in etichetta anche questa differenza. Siamo andati a vedere appunto a Cetara quello che accade proprio nelle fasi produttive di questo liquido particolare, dal sapore piuttosto denso, dall'odore pungente, da questo colore ambrato che appunto viene prodotto con grande pazienza secondo tradizioni che si sono tramandate nel tempo. Adesso vi spiegheremo come si fa la colatura, quella fatta in modo tradizionale a Cetara, lavorata con il nostro pesce, perché il nostro pesce ha una qualità
diversa perché abbiamo un golfo molto profondo e la salinità del pesce è molto più alta. Adesso vi spiegherò come inizia la vera colatura. Usando il nostro pesce del nostro golfo, la prima cosa, il pescato deve essere freschissimo. Quando dico pescato, intendo che la rete è buttata a mare a mezzanotte, arriva a terra il pesce alle 4-5 di mattina e si lavora subito. La prima fase si chiama ascapezzatura, cioè nel senso che bisogna togliere le teste e l'interiora e poi vengono messi in contenitore sempre in legno col sale. Là rimane per 24 ore per far sì che questo sale tira fuori dal pesce liquido. Dopo 24 ore, che il pesce ormai si è disidratato all'80%, si comincia la vera salatura. Allora, prende il terzigno, sale, logicamente solo sale di Trapani, perché lo usava mio nonno, lo usiamo ancora noi, terza generazione che usiamo sale di Trapani, sale e le alici ad una strati. Noi chiamiamo a panzerrina, nel senso che va pancia piena, si fa questa fino a riempire tutto quanto il terzigno. Poi al terzigno si mette un tompagno, si chiama, tompa, chiude, e il peso. Si prende il terzigno e va nel cavò alla maturazione. E là rimane per ben, come facciamo noi la maturazione, 3 anni. 3 anni, questo qua invece l'ho portato a posto, sono 4 anni di maturazione e in più. Questo è stato salato il 5/7/2017, quindi per me sarà un'emozione molto grande spillarlo. Adesso lo facciamo. Questa è una cosa che chiedo scusa alle donne, per me è come partorire un figlio, perché è veramente che io l'ho accudito per 4 anni. Ci vuole un po' di tempo, perché ricordate che il terzigno è 3 cm di spessore. Immaginate forarlo con una briala di 2 mm, è difficilissimo e non farlo piegare, perché questo è ferro, non è acciaio, niente, è ferro. Lo facevano sempre i nostri nonni, questi qua. Allora, vado sotto, faccio un piccolo foro che durerà un minuto mentre faccio il foro e poi vedremo che da questa botte, che il liquido che si è formato sopra per tutto questo tempo è matura, è già tutto maturo. Allora il liquido è solo questo, sotto è tutto pesce, perché questo liquido come si è formato? Con la macerazione della carne del pesce dopo 10 giorni, 10-20 giorni, questo liquido macera, il sale macera la carne del pesce, col poco liquido che c'è ancora, il peso spinge e lo fa salire su e rimane tutto questo tempo sopra alla maturazione. Allora, questo terzigno, perché terzigno? Perché è la terza parte della botte. Quindi, da questo terzigno da 25 kg di pesce, ne ricaviamo scarsi 3 litri. Vediamo. Ecco, guardate, è uno spettacolo che io ho un magone in gola, perché ogni volta che mi succede questo me lo fa. È un'emozione tremenda. Grazie. Ha fatto un lavoro eccezionale. Allora, ti rimane in bocca non il sale, ti rimane il sapore del pesce, ti rimane il buono delle alici. La colatura di alici contiene all'interno acqua, sale marino e fluidi provenienti dalle carni del pesce. Tutto questo dà origine a un condimento che sicuramente ha un apporto calorico non considerevole. Il sale nelle alici quale effetto ha? Il potere osmotico del sale è quello di andare a estrarre acqua e minerali dal corpo del pesce.
I minerali presenti sono magnesio, potassio, calcio, ferro e non solo. Durante i processi di lavorazione si realizza la rottura cellulare. Tutto ciò permette di ritrovare all'interno della colatura anche amminoacidi, ma soprattutto acidi grassi insaturi. Parliamo di pesci azzurri, quindi avremo per lo più omega 3, omega 6 che hanno numerosi effetti benefici sul nostro organismo, soprattutto relativi all'apparato cardiovascolare. Inoltre queste componenti hanno mostrato anche importanti attività biologiche su animali di laboratorio, come quella di inibire lo sviluppo del cancro al colon. La colatura di Alici non ha delle grandi controindicazioni, potrebbe essere controindicata solo nei soggetti ipertesi, oppure nei soggetti con malattie renali croniche, in quanto contiene molto sodio, quindi contiene molto sale, e il sale, soprattutto per un rene malato, è difficile da eliminare e quindi potrebbe portare ad un innalzamento ulteriore della pressione sanguigna e ad un danno maggiore soprattutto al carico del cuore e quindi anche dei reni. Un altro possibile segnale d'allarme deriva dall'istamina. Essendo un prodotto conservato derivante da un pesce azzurro che è appunto l'alice, la colatura di alici potrebbe essere un liberatore di istamina una volta ingerita, soprattutto per i soggetti allergici. Abbiamo sentito a cura delle dottoresse Vergallo e Maio quelle che sono le caratteristiche nutrizionali, le caratteristiche benefiche e qualche eventuale controindicazione che può essere riferita appunto alla colatura di alici di Cetara. Sappiamo, l'abbiamo sentito, che il prodotto stesso viene utilizzato moltissimo anche nell'alta cucina oramai, da alimento povero è diventato alimento che può essere assolutamente utilizzato nell'alta cucina dagli chef per le sue caratteristiche specifiche, anche benefiche. C'è qualche aspetto peculiare che dovremmo forse tenere in considerazione? Intanto sappiamo che questo prodotto contiene al suo interno un antigene, un allergene specifico che è il pesce, e quindi va fatta attenzione sul versante proprio della patologia alla problematica allergica che nei soggetti con allergia al pesce in quanto tale questo prodotto, la colatura di alici, potrebbe determinare. Direi di consumarlo anche in quantità piuttosto limitata in quei soggetti che dovessero avere forme attive o subcroniche di orticaria, in quanto il pesce è di per sé un allergene che può evocare la liberazione di istamina. Quindi attenzione, un'attenzione particolare la riserverei appunto ai soggetti con storia nota di allergia al pesce oppure a soggetti con orticarie croniche, sempre in fase di latenza, in quanto il pesce in quanto tale potrebbe evocare reazioni proprio di risposta a questo tipo di alimentazione. Altro elemento da tenere in considerazione è la possibilità del rischio di Anisakis. L'Anisakis sappiamo è un parassita che vive in alcuni tipi di pesci e che può infestare l'uomo. Sì, però in questo caso la caratteristica proprio della colatura di alici si fonda sul fatto che il pesce, una volta pescato e prima di essere lavorato per la produzione poi della colatura di alici, viene eviscerato. Quindi questo rischio sostanzialmente dovrebbe non esistere a proposito del prodotto in quanto tale. Prodotto che, proprio in ragione delle sue qualità specifiche, che sono tipiche appunto dell'alta cucina oramai, come abbiamo detto, viene appunto utilizzato e può essere utilizzato per un'ampia gamma di ricette. Allora vediamo quello che la nostra cuoca, la nostra chef Rosy Faggiano è riuscita a realizzare utilizzando proprio la colatura di alici. Benvenuti a Buon Pranzo con il Sorriso. Oggi prepariamo un piatto veramente gustoso, uno di quelli che regalano una sapidità naturale che è difficile trovare in un piatto qualsiasi. Andiamo a preparare dei troccoli pugliesi con la colatura di alici. Faremo un aglio e olio rivisitato utilizzando una crema di mandorle che abbiamo tenuto a mollo per circa un'ora in acqua a 60 gradi e che adesso andremo a frullare con dell'acqua minerale fredda. E questa parte sarà la parte più dolce del nostro piatto, che renderà comunque un piatto equilibrato con la sapidità naturale della colatura di alici. Partiamo subito con la preparazione della crema di mandorle. Inseriamo le mandorle e un po' d'acqua in un mixer. Aggiungiamo un po' di scorza di limone e andiamo a frullare. La nostra crema di mandorle è pronta, la teniamo da parte e andiamo a preparare il soffritto di aglio, olio e peperoncino.
inseriamo un bel po' di olio extravergine d'oliva, poi inseriremo l'aglio che abbiamo precedentemente tritato e il gambo del prezzemolo che conferirà comunque all'olio tutto il suo profumo. Questo possiamo già iniziare a inserirlo, così non si brucia, e fra un po' inseriremo anche l'aglio. Ok, lasciamo rosolare e direi che possiamo già calare la nostra pasta a sentimento. Mi raccomando, in questo piatto non dovete assolutamente aggiungere il sale. Cuociamo solo un minuto la pasta nell'acqua e poi la passeremo nella pentola per risottarla. Aggiungiamo questo buon peperoncino e lasciamo cuocere. Andiamo a risottare i nostri troccoli passandoli in padella. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua di cottura e mescoliamo. Ricordatevi poi di rimuovere gli aghi del prezzemolo. Andiamo ad aggiungere un altro po' di peperoncino perché il piccante ci piace tanto e mescoliamo. Ok, il nostro piatto è pronto. E adesso andiamo a mettere sul fondo del piatto la nota dolce che è data dalla crema di mandorle. Andiamo a prendere i nostri troccoli. Ci andiamo ad aggiungere un po' di polveri di prezzemolo che abbiamo essiccato, che rilascerà col calore tutto il suo profumo. E finalmente aggiungiamo la protagonista del piatto, la coratura di alici. Col suo meraviglioso colore ambrato. Per finire, della scorza di limone. E i nostri troccoli al profumo di coratura di alici, aglio, olio e peperoncino e crema di mandorla sono pronti da gustare. Non vi resta che augurarvi buon pranzo con il sorriso e ricordarvi che a tavola torna sempre il buon umore, soprattutto dopo un piatto come questo. Arrivederci alla prossima ricetta insieme.